Siamo al Teatro Gelsomino di Afragola, gestito da Gianluigi Osteri, manager della Gabbianella Club, per la presentazione della nuova stagione teatrale. Un cartellone ricco di appuntamenti esclusivi che stasera si inaugura con lo spettacolo di Lina Sastri dal titolo Appunti di viaggio, ma che proseguirà con Peppino Di Capri, Paolo Ruffini, Biagio Izzo, artisti di fama nazionale, in un cartellone curato dalla direzione artistica di Antonio Nardiello. Gianluigi Osteri, con la sua società Gabbianella Club, anche quest'anno troviamo un cartellone ricco di appuntamenti esclusivi. Sì, ricchi, esclusivi, sono due parole molto belle. Forse ricchi non mi si addice tanto, però esclusivi, se non altro, è quello che è il percorso che ha fatto il Teatro Gelsomino e la Gabbianella Club in 4 anni di gestione proprio qui ad Afragola con il teatro. Abbiamo avuto esclusive importanti, De Crescenzo, Cammariere, Katia Ricciarelli. Siamo passati nelle varie forme dell'arte teatrale, culturale, jazz, musica classica, drammaturgia da quest'anno con una nuova rassegna. Poi abbiamo avuto prosa, commedia, insomma, un percorso che dura ormai da 4 anni, che ci vede ormai come un forte propulsore e aggregante della città metropolitana ormai di Napoli, Napoli Nord, perché il Teatro Gelsomino oggi è veramente una realtà ed è una verità. Sappiamo che hai in corso anche tantissimi progetti. Possiamo quindi anche dire che il Teatro Gelsomino è uno spazio dove si crea e si gestisce la cultura? Sì, abbiamo i progetti nostri, siamo sempre un work in progress, il percorso appunto è iniziato, non è finito, non siamo a nessun punto di arrivo, forse stiamo facendo i passi giusti, passi che ci vengono anche, come dire, ringraziati, stimati da persone, da autorità importanti. Stasera non a caso è nella prima di Lina Sastri, che sta tra poco per iniziare, la presenza del ministro Vincenzo Spadafora. Ma non solo lui, vicino a noi tanti, tanti amici. Il talento emerge quando credi in te stesso, ma soprattutto quando anche intorno a te ci sono persone che credono in te. E devo dire che tanti amici hanno creduto in questo progetto 4 anni fa, mi hanno sostenuto in tutte le loro forme, che siano quelle morali o anche economiche, perché i nostri partner sono stati presenti. Oggi il Teatro Gelsomino, se è una realtà, e anche Gabbianella Club, lo dobbiamo anche alle autorità politiche e imprenditoriali del posto. Sindaco, buonasera. In un clima sempre più in crisi e teso, quanto è importante per le istituzioni avere al proprio fianco giovani imprenditori, come appunto il proprietario del Teatro Gelsomino, disposti a investire ancora per il proprio territorio a favore della cultura? È importantissimo, in un momento in cui gli enti hanno grandi difficoltà finanziarie, è importantissimo che gli imprenditori, i giovani imprenditori, chi ha grinta, chi ha voglia di fare, superando le grandi difficoltà quotidiane, come in questo caso Gianluigi Osteri con la sua Gabbianella, insomma, è importantissimo che queste persone continuino a dare il loro contributo. Questa è crescita culturale. La crescita di una città sono questi momenti, momenti di spettacolo, momenti di cultura, momenti di trasferimento di un pensiero, ma innanzitutto momento di aggregazione, socializzazione. Come lo si fa? Con gli uomini di buona volontà. Gianluigi Osteri è un uomo di buona volontà che ci mette passione, grinta, io dico l'istrione afragolese, è un uomo che veramente si spende tanto e sono convinto che spesso e volentieri sacrifica anche il suo portafoglio per far sì che le cose vadano in un certo modo. Gianmarco Cesario, direttore artistico della rassegna Act in Drama, possiamo avere qualche anticipazione? È una rassegna di drammaturgia contemporanea in cui appunto abbiamo invitato tutti quelle che sono le tendenze teatrali in quest'ambito. Quindi passiamo dal teatro canzone al teatro civile, al teatro al femminile e anche ai rifacimenti di opere importanti. Cominciamo proprio con una sorta di ridrammatizzazione di quello che è il Riccardo III di Shakespeare, però visto attraverso gli occhi di Pasquale Ferro, questo autore napoletano che con Roberto Capasso porta in scena Pacchietto, che è il primo spettacolo che abbiamo in cartellone. Seguiamo con tre corti teatrali scelti tra quelli che hanno partecipato alla mia rassegna, i Corti della Formica, e quindi passiamo poi avanti e vediamo uno spettacolo di musica dedicato a Fabrizio De André, quindi musica e teatro. Concludiamo con tre spettacoli importanti, uno che riguarda il teatro civile, il teatro che racconta quelli che sono le morti bianche o comunque il lavoro
lavoro e i drammi sul lavoro, quindi continuiamo con uno spettacolo al femminile, un monologo al femminile, anzi due, perché anche lo spettacolo conclusivo con Io le schioppi è uno spettacolo che tratta tematiche femminili. Come nasce questa iniziativa? È un'iniziativa che nasce grazie all'interessamento di Gianluigi Osteri, che è appunto il direttore artistico del Teatro Gelsomino, che mi ha chiesto proprio di lavorare sulla nuova drammaturgia, su drammaturgie che non riempiono le sale ufficiali, ma quelle che vengono chiamate ancora, nonostante il passare del tempo, vengono ancora chiamate come sale off. In realtà anche una sala come quella del Teatro Gelsomino può ospitare drammaturgia contemporanea. Insieme con Io le schioppi abbiamo appunto formato questo piccolo cartellone, che speriamo sia solo il primo di una tradizione anche questa. Alessandra Anicco, ci troviamo al Teatro Gelsomino per la presentazione del nuovo cartellone della stagione teatrale 2019-2020, ma in questo teatro, grazie a Gianluigi Osteri, il titolare, c'è anche un busto dedicato al tuo padre. Sì, è un busto che ha un peso enorme per me, perché naturalmente vederlo così concretamente, quando tu pensi a lui soltanto così come immagine, che purtroppo adesso non è più, è qualcosa di particolarissimo. Una emozione che Gianluigi ha voluto regalarmi come committente di quest'opera, che diciamo non mi sarei mai aspettata, non è una cosa da tutti, è un regalo che veramente è grande, sentito. E poi la sensibilità dell'artista, che è Domenico Seppe, che è un artista che diventa sempre più raffinato e riconosciuto, tanto è vero che è andato a Matera di recente con le sue opere, che vediamo anche qui, credo, no, stasera, sono esposte nel teatro. Poi è un'emozione estremamente forte, perché papà veniva qui e Gianluigi lo invitava a fare un'introduzione per ogni spettacolo che era nel cartellone, quindi avevano un progetto insieme, e quindi si sente proprio il suo desiderio, la sua passione anche in questo momento che siamo qui e che iniziamo una nuova stagione. Appunto, ricordavamo il caro Luigi Necco, prima di essere giornalista parliamo di un grande uomo di cultura, ma anche molto molto generoso. Appunto, lui favoriva tantissimo i giovani ed era sempre a disposizione e punto di riferimento per tantissime persone. Sì, questo è vero, ed effettivamente per i giovani lui si muoveva con grandissimo cuore e passione. È stato egli stesso un giovane, magari, ecco, non è stato aiutato tantissimo, e quindi probabilmente ha capito e capiva anche meglio la necessità di essere vicino a chi oggi poi ha tante difficoltà, perché insomma è noto che non abbiamo prospettive estremamente così aperte come probabilmente è stato anche ai tempi della sua infanzia, quindi parliamo degli anni della guerra, e quindi probabilmente riusciva a capire anche meglio la situazione così difficile e delicata dei giovani, dei nostri giovani del sud e di Napoli in particolare. Chiamate mamma blu, tremenda a Napoli, chi scava se più. Fragoppo campanare, sta città del vento, sotto esse, mie so fuoco, con me l'anima per sempre. Dove senta i sani bracci, sta parola che non mai, quei parotti che te troppo e che ci fai? Raga con coppa, non ho tiro ciccicato, come stanno scurzulato, sono andata lì che a pelle, stanno tutto. L'occhio che sta via e può lavorare vicino per la famiglia Carsi. Per chi sa può fermare di coppe e spalle, tanta gente che conosce, cansato, vuole fare.